La guerra per liberare Trieste e Gorizia, è stato 2 anni al fronte, poi 8 anni in campo di concentramento, è tornato con una nostalgia del corpo grande. E allora ecco il secondo pensiero. La vostra divisa è uno stile, un modo di essere orgogliosi. Se è la bellezza che salva il mondo, diceva Dostoevskij pensando alla croce, una parte la portate addosso nella vostra divisa. Le piume al vento parlano di fierezza e di libertà. Il vostro correre parla di sollecitudine nell'andare dove siete chiamati per sanare, guarire la vita. Ed ora la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, della reciprocità, della solidarietà, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni sui nostri fratelli passati che ricordiamo in questa celebrazione, su questi tuoi figli che si offrono, si donano per l'aiuto fraterno. Riempili del tuo spirito perché nelle varie necessità adempiano con tutto il loro volonteroso proposito e manifestino la sollecitudine a guarire la vita ovunque e per sempre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Proseguiamo con la lettura della preghiera del bersagliere. A te, eterno in Dio, Signore della pace e della guerra, noi, bersaglieri della Marmora, innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere le asperità di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che il raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte, fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano un secolo d'assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal vincio al don, appoggio scanno, sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende. Schieramento riposo. Procediamo ora con la deposizione della corona al monumento. Thank you.
Rimbos. Ringraziare tutti gli intervenuti a questa manifestazione, tutti gli avari venuti dalla Lombardia, dalla Campania, Mignano Montelungo, anzi un caloroso ringraziamento ai Renci e soprattutto al Renice Fernando Basaglia che è intervenuto a questa manifestazione. Un grazie alla mia provincia che come sempre unita e compatta, Lamporecchio, Ponte, Montecatini, Monsummano, Pescia, è venuta e ci ha rappresentato, perché io ho una provincia che devo fargli un caloroso ringraziamento. In questa occasione, ringraziando tutte le province intervenute, tutti i labori intervenuti, che ora non sto a elencare perché mi sembrerebbe troppo lungo e qualcuno sicuramente scorderei, vorrei dire che a questa manifestazione, con mia gioia, è intervenuto il presidente mio onorario, di cui sono stato quando lui era vice. Allora, vorrei raccontare in due minuti questa breve storia. Nell'82 io mi congedai e c'era un presidente vecchio che l'aveva tenuta 48 anni e stava morendo, si chiamava Piacentino Merosi. Il vecchio presidente provinciale trovò un bersagliere, si chiamava Giuseppe Amabile, che era stato della Main. Lo contattò, questo signor Rosa che oramai non c'è più. Lo contattò e gli disse: te devi fare il commissario straordinario della sezione di Montecatini. Lui di buon grado fece il commissario straordinario di Montecatini. Non voleva fare il presidente, fece il vicepresidente e mise Ferretti. E mi scrisse lui subito consigliere. Poi a un certo punto nel 91 divenne presidente e mi volle vicepresidente e segretario. Poi a un certo punto anche lui, la sua età, 75 anni, disse: ora mi dimetto, c'hai tutto in mano te. Però lui mi ha sempre aiutato, ha sempre seguito tutte le mie vicende, mi ha dato una mano anche a fare il monumento. Poi sono diventato presidente provinciale e ringrazio, ho avuto un ottimo presidente di sezione che è Sestilio Giannoni, con degli ottimi collaboratori che hanno fatto tutto questo comitato, Mirardi, Lupi, Macarozzi e quant'altro, Rossano Becchini, insomma persone che mi hanno sempre seguito. Io vorrei dire che con gloria avere vicino chi ha intestato questa sezione, a Gino Lanzarini, chi ne ha fatto il commissario, il presidente e attualmente il presidente onorario, che si permise anche in un forum di fare un cicchettino al presidente, perché disse: ma non scrive mai presidente sul sito dei bersaglieri. Vorrei che dicesse due parole il reduce di Adamè. Scusatemi se mi sono dilungato, ma siccome è uno dei pochi rimasti. Ringrazio il presidente attuale Filippo Lanzarini, largamente ancora un poco bersagliere, naturalmente l'unica persona che sta mantenendo ancora la sezione Montecatini Terme. Io sono proprio contento di appartenerci. Ho fatto il monumento insieme a me e altri quattro. Sì, no, una decina al comitato di sempre. E naturalmente io ora non so più parlare, sono da 3 anni. Grazie. No, dico qualche cos'altro. Che devo dire? Voglio dire che vuole fare il sindaco, perché siamo amici da tanto tempo. E poi che cosa dire? Vi ringrazio di tutto, Questi sono i bersaglieri che ci hanno dato, e se noi oggi siamo qui sono per i bersaglieri come lui, se no noi saremo tutti a casa a fare di frittelle. Un uomo che è stato a bella alla me. Grazie presidente, grazie. E per i bersaglieri, ippi, urrà! Ippi, urrà! Ippi, urrà! Urrà! Faccia un breve intervento, tanto ormai sono qua. Io mi sono generale Cesare di Belgrado Sainarigi, che è il compleanno di capitale dei bersaglieri presa a Porto di Pia. E poi ha fatto tutte le guerre di indipendenza fino alla prima guerra mondiale. Io mi rivolgo al signor sindaco e alle autorità civili e militari che ci facciano portavoce della Valdiniera tutta, bersaglieri, carlisti, alpini, artiglieri e pizzaiani tutti, dell'appello alle autorità che si diano da fare più che possono per questi marinai prigionieri in India, ingiustamente, perché le perizie balistiche hanno detto che non erano i loro fucili. E che poi fra l'altro c'è da tenere conto che se io vedo un cartello, attenzione, c'è cacciatori a possessore fisso e quello ci va,
e quel cacciatore gli spara. Ma come si fa a dare colpa a quel cacciatore? Sono stupido, ma il più stupido è chi ci è andato vicino. O sbaglio, scusatemi. Tutta Italia, ci sono tanti italiani che hanno stato delle vedere, non c'è un'acqua. Grazie, Zaneri. Grazie Presidente del suo intervento. Grazie per Stranieri, grazie anche di avermi fatto onorato di fare con voi una corsetta bellissima con la vostra musica, facile, che mette il motore alle gambe. Quindi grazie di cuore, mi sono venuti i brividi. Non sono un bersagliere, non sono stato un bersagliere, ma per un attimo mi avete fatto un grande regalo. 80 anni sono tanti, sono una parte della vostra storia, perché mi sembra che la vostra storia sia di 180 anni. E quindi è una storia densa di storia, densa di amore per la patria, densa di episodi. È bello nella preghiera quando si ricorda le vittorie, ma con la divisa si deve anche ricordare la sconfitta, perché quando si vince può essere anche facile, ma si deve dare onore agli sconfitti, e quando si è sconfitti bisogna ricevere l'onore di chi vince. Questo sempre è una metafora della vita, in fondo. Tutti noi vogliamo la pace, tutti noi crediamo nella pace. Con voi, con quello che avete fatto, con quello che faranno le future generazioni, perché le pene che corrono per le nostre strade correranno oltre noi, oltre chissà quando. Spero sempre per quest'Italia, senza lamentarsi troppo della crisi, perché è inutile. Forza, di forza con le vostre musiche. Grazie di essere qui a Montecatini tutti, grazie davvero, grazie alle persone importanti che vi rappresentano, e credo che il loro cuore sia uguale a quello del ragazzo che arriva ora, il primo giorno, a mettersi il cappello più alto. Grazie per il coraggio, per la simpatia, per l'allegria che in fondo suscitate. Grazie a qualcuno che ci ha dato una bella giornata. Me l'hanno tolto, era un piccolo pensiero che volevo mandare ai due militari che sono vergognosamente trattenuti in India. È stato detto da chi più di me ha anche diritto di dirlo, chi ha passato anni, chi ha avuto la divisa, ma è una cosa che, alla quale spero che Roma riesca a mettere veramente la parola fine, perché non è giusto, non è degno di un'azione come l'Italia avere due ragazzi che, facendo il loro dovere, sono stati di fatto consegnati. Vabbè, se no parlo male di un altro Stato sovrano, mi fermo qui, e col cuore di Montecatini, questo. Forza ragazzi, continuate così. La parola adesso al generale di Corpo d'Armata Benito Pocheschi, nostro presidente nazionale onorario. Grazie. Anzitutto volevo esprimere al sindaco il mio apprezzamento per aver contribuito a realizzare questo monumento. Il sito è molto bello e la mia presenza oggi qui è una sorta per me di riparazione al fatto che io allora non ero presente. Oggi non potevo mancare, caro presidente amabile, caro Filippo, caro Sestilio. Quindi oggi è una grandissima festa e qui vorrei sintetizzare poi il significato di questa giornata, che lo ha fatto in maniera ammirabile
in poche righe, Filippo Lanzarini. Questo Lanzarini, signor sindaco, signori, voi lo conoscete tutti quanti, è veramente un personaggio, perché uno che riesce a portare dalle Alpi alle piramidi, perché qui c'è Veneto, c'è la Lombardia, c'è il Piemonte, perché quello di Locchi è del Piemonte, c'è Lazio, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Campania, c'è Milone, un sacco di gente. E allora vuol dire che questo signore qualche caratteristica particolare ce l'ha, e ce l'ha. Ma lui, ecco, ripeto, mi date proprio qualche secondo, perché lui ha scritto semplicemente questo: vi preghiamo di partecipare numerosi per cercare di testimoniare i valori veri della società, e che i valori ancora esistono ancora, che l'aggregazione sociale è possibile, che l'amor di patria non è un'utopia ma una realtà sempre viva e attuale. Bene, sono tre capitoli. In pratica Filippo dice, ecco, i nostri valori oggi c'è l'amicizia, la solidarietà, l'amore della patria. L'amicizia, caro Filippo, è qui, la vedi, la senti, la tagli praticamente, perché qui c'è Umberto Suprizzi, c'è Moesco, ci sono tutti, c'è Campobiano, il generale Campobiano, c'è l'Emilia, c'è il nostro Paparella da Ferrara, che lui custodisce le tradizioni di Aurelio Zamboni, che era del 9° reggimento, che a noi, Filippo, nel 28° battaglione conserviamo la bandiera del 9° reggimento, e questo è un pregio per noi, l'amicizia. E qui, ripeto, l'amicizia la si vede. Il secondo punto, la solidarietà. Ebbene, una volta le nostre fanfare guidavano degli assalti sanguinosi. Oggi le nostre fanfare servono a dare un sorriso, un po' di gioia alle persone sole, solitarie, ai bambini. E qui ricordo la cerimonia che annualmente il bersagliere Baldi celebra a Loro Ciuffenna, e andiamo in uno di questi luoghi di solitudine e strappiamo un sorriso a questi. Ma oltretutto facciamo anche altre attività di raccolta fondi, di solidarietà. Ecco, qualche anno fa, quando ero ancora presidente, avevo intenzione di tornare un po' all'origine, perché sapete, la nostra associazione inizialmente era una società di mutuo soccorso. E io allora, con la complicità, l'aiuto di Bergencioni, decidemmo di fare questo. E la stessa Presidenza Nazionale versò 10.000 euro per fare un fondo, perché oggi anche fra di noi ci sono bersaglieri che non hanno neanche il minimo per pagare il bollino. Ecco allora la nostra solidarietà, lì scatta la nostra solidarietà, la nostra generosità. E quindi dobbiamo tornare a questo. Il terzo argomento, la patria. Oggi qui dicevo, oltre al generale Campobiano, che è stato l'ultimo comandante del terzo reggimento bersaglieri, il più decorato d'Italia, 3 medaglie d'oro, 3 d'argento, 3 di bronzo. Oltre al generale Campobiano abbiamo la fortuna e il piacere di avere la pronipote del mitico comandante del terzo di Russia, il colonnello Caretto. Fanfara, siamo in grado di suonare la cristiana. Thank you.
In Afghanistan, l'ottavo, il settimo, il dodicesimo, il nono, nelle infuocate sabbie dell'Africa. E qui a proposito del 51° battaglione AUC, voglio ricordare che questo battaglione, questo nucleo di ragazzini è stato il primo nucleo del nuovo esercito italiano che ha riconquistato l'Italia fino a liberare Bologna, dove l'ultima medaglia d'oro, il sergente maggiore Svajic, simbolo, ultima medaglia d'oro dell'esercito italiano, come la prima era stata quella al ponte di Goito del capitano Griffini. E allora volevo concludere ricordando il capitano La Rosa Maggiore dopo la morte. Io personalmente mi sono speso in tutti i raduni dei bersaglieri per dire, per sollecitare il Presidente della Repubblica, il Governo, a dare subito la medaglia d'oro al capitano Rosa. Ebbene, qualche giorno fa, due settimane fa, il capitano Rosa è stato riconosciuto medaglia d'oro a favore militare e lo voglio ricordare, questo eroe si è frapposto fra i suoi bersaglieri e una bomba ed è morto proprio per salvare i suoi bersaglieri. Noi siamo fieri di questo riconoscimento, di questa continuità, siamo anche grati al Presidente della Repubblica che, contrariamente a quanto spesso avviene, questa medaglia d'oro è stata data meritatamente e anche di corsa, come si conviene a noi bersaglieri. Grazie. Fino a liberare Bologna, dove l'ultima medaglia d'oro, il sergente maggiore Svajic, simbolo, ultima medaglia d'oro dell'esercito italiano, come la prima era stata quella al ponte di Goito del capitano Griffini. E allora volevo concludere ricordando il capitano La Rosa Maggiore dopo la morte. Io personalmente mi sono speso in tutti i raduni dei bersaglieri per dire, per sollecitare il Presidente della Repubblica, il Governo, a dare subito la medaglia d'oro al capitano Rosa. Ebbene, qualche giorno fa, due settimane fa, il capitano Rosa è stato riconosciuto medaglia d'oro a favore militare e lo voglio ricordare, questo eroe si è frapposto fra i suoi bersaglieri e una bomba
ed è morto proprio per salvare i suoi bersaglieri. Noi siamo fieri di questo riconoscimento, di questa continuità, siamo anche grati al Presidente della Repubblica che, contrariamente a quanto spesso avviene, questa medaglia d'oro è stata data meritatamente e anche di corsa, come si conviene, a noi bersaglieri. Grazie. Allora adesso inviterei le due fanfare a eseguire una marcia ciascuna. Prato, si prepari? Poi una marcia la eseguirà Siena, poi dopo concluderemo con l'inno nazionale suonato da tutte e due le fanfare insieme.
andare? Thank you.
personale e del comitato organizzatore, a tutti coloro che hanno partecipato venendo anche da lontano, da fuori dalla nostra regione. Concludiamo la manifestazione con l'inno nazionale, che verrà suonato contemporaneamente dalle fanfare di Siena e di Prato. Capi fanfara, prendete gli accordi. Inno nazionale! Pronti? Ti dico io, ragazzi. Pronti? Tre squilli. Pronti? Bravi, bravi, bravi!